Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Reduce da 3 vittorie e da 7 risultati utili consecutivi, il Siena riceve il Vicenza all'Artemio Franchi Montepaschi Arena per la 35esima giornata della Serie B-Win. I bianconeri di Conte possono superare in testa l'Atalanta aspettando l'impegno dei nerazzurri lunedì sera a Modena, ma soprattutto allungare sul Novara, fermato ieri sullo 0-0 in quella di Empoli. Ma attenzione al Vicenza che continua a parlare di salvezza, ma è in piena zona playoff. Subito un'occasione in attacco per i padroni di casa, ci prova in rovesciata l'Arrondo, l'argentino fa coppia con Calaiò in attacco nel 4-2-4 di Antonio Conte. La risposta della Vicenza schierato con il 3-5-2 da Maran. Morosini dentro per Botta, il sinistro che si perde sul fondo con Coppola proteso in tuffo a controllare la traiettoria della sfera. Partita vivace nonostante il caldo, cross di Del Grosso, colpo di testa alto da parte di Emanuele Calaiò. Rivedremo tra poco l'opportunità per l'ex giocatore del Pescara, buono l'impatto, non altrettanto la mira. 22esimo, Siena ancora in avanti, Vitiello dentro per Calaiò, non arriva sulla sfera, ci arriva invece Alessio Sestu, il vantaggio del Siena con il terzo gol in questa Serie B-Win per il giocatore chiamato da Conte a sostituire l'infortunato Reginaldo, mossa più che azzeccata da parte dell'ex tecnico del Bari. Rivediamo ancora il vantaggio del Siena, la palla di Vitiello, non ci arriva Calaiò, anticipa tutti i Sestu e mette nel sacco il vantaggio dei padroni di casa. 36esimo, ancora la scorribanda di Sestu sulla sinistra, puntato Soligo, il destro fulminante di Sestu in pomeriggio di grazia, battuto Russo per il raddoppio del Siena. 36esimo, 1-2 micidiale dei bianconeri, 1-2 micidiale per Alessio Sestu, quarto gol in questa Serie B Win. Questa realizzazione è veramente di pregevole fattura, esulta anche l'Arrondo. Fuori Tulli, qualche problema fisico per lui, dentro Misuraca per Maran. Inizia il secondo tempo con un problema fisico per il Siena, si ferma Brienza, dentro al suo posto l'angolano Kamata. Attenzione, quarto della ripresa, l'Arrondo si divora il gol possibile del 3-0, ottimo lo stop dell'argentino, non altrettanto la conclusione di destro. Terza punta per Maran, fuori paro, dentro l'ex varesino Cellini, punizione di Calaiò, vola Russo a togliere il pallone dall'angolino basso. Siena più vicino al 3-0 rispetto a quanto il Vicenza riesca ad avvicinarsi alla porta di Coppola. Ci prova al 21esimo a bruscato con questa rovesciata piuttosto velleitaria, lontano dalle sue migliori giornate. Elvis a bruscato, il cross di Kamata, dalla parte opposta c'è Sestu, il controllo e il tiro al volo. Bloccata la palla da parte di Russo, oggi Sestu prova veramente tutto. Sempre in avanti il Siena, l'assist di Mastro Nunzio per Marrone, blocca Russo dalla parte opposta, il colpo di testa per Cellini, la rovesciata, attenzione a bruscato, posizione regolare, occasione clamorosa per riaprire il match, fallita da bruscato al 76esimo. È comunque un buon momento per il Vicenza. Mustacchio da destra, il tiro respinto da Coppola. Conte non vuole distrazioni, Kamata dalla parte opposta per Vergassola, la rimonta di Gianni che mette in calcio d'angolo provvidenziale il salvataggio dell'ex interista. Da Kamata a Mastro Nunzio, siamo al 90esimo, il taglio per Vergassola, il tiro, la paratissima di Russo che evita alla Vicenza l'onta del 3-0 per il Siena, ma finisce qui. Siena batte Vicenza 2-0, Siena sempre più vicino alla Serie A.